Nome: Claudio. Nadia. Cognome: Aiello. Sandretto Locanini. Età: 50 quest'anno. 44. Professione: operaio. Proprietaria di un negozio di lavaggio self-service per animali. Hobby: giardinaggio è il più importante. Cucito, animali che è la mia passione e... Stop. Di quale borgo fai parte? Borgo Sant'Anna. Borgo Sant'Anna. La prima volta che hai partecipato al torneo di maggio? Penso 2002. Dovrebbe essere la seconda edizione del torneo, quindi 88. Come e quando vi siete conosciuti? 2001 sul lavoro. Perché hai deciso di candidarti al ruolo di reale del torneo? Beh, praticamente mi ha costretto. È tantissimi anni che partecipo a questa manifestazione e ce l'ho proprio nel cuore. Quali emozioni hai provato quando hai saputo di essere stato scelto quale reale del torneo? Beh, nonostante tutto, forte, brivido e tensione altissima. Un'emozione molto bella. Emozione, felicità e tantissima voglia di divertirmi. Un ringraziamento e una dedica per questo importante ruolo che ti è stato affidato. Beh, a parte tutti gli amici della Proloco, a lei, perché io non ero pronto, però lei mi ha fatto capire che era il momento giusto. Beh, ai ragazzi della Proloco che ci hanno scelto e poi a chi mi ha iniziata a questa bellissima manifestazione. E che per me è stata un'emozione grandissima, che era la mia maestra dell'elementare. Cosa rappresenta per te il torneo di maggio? Beh, da sempre è stata per me l'evento più grande di Cornier, e io l'ho sempre vissuta come una cosa grande e importante, in prima persona. Ho voglia di stare con gli amici, di far festa, di mettersi in gioco. Direi che il torneo è tantissimo. Un ricordo particolare legato al torneo? Beh, il primo anno che col Borgo Sant'Anna abbiamo messo la bettola, è stato un anno bellissimo. Ricordo poco, però è bellissimo. Beh, di ricordi ce ne sono tantissimi. Dalla emozione di quando escono i reali, a sentire i trota che suonano e arrivano con trombe e tamburi, la frenesia di preparare i costumi sperando di non lasciare nessuno scontento, questo è tantissimo, tanti ricordi in tanti anni. Con chi delle passate regine Berta baratteresti la tua regina? Nessuna. Con chi dei passati Arduino baratteresti il tuo re? No, nessuno, se no mi uccide. Re Arduino augura a tutti coloro che partecipano al torneo di maggio? Beh, un torneo pieno di felicità, di tanta voglia di ricominciare dopo tutto quello che è successo in questi ultimi 2 anni, direi una nuova ripartenza. La regina Berta augura a tutti coloro che partecipano al torneo di maggio. Ragazzi, divertitevi, sono stati 2 anni e mezzo difficili e quindi adesso è ora di riprenderci un po' di vita e veramente è ora di nuovo di ricominciare. Un augurio o una raccomandazione? Divertiti. Divertiti e non uccidermi. Un saluto a tutti i lettori e telespettatori di Obiettivo News. Ciao cari lettori di Obiettivo News. Venite con noi al torneo di maggio perché sarà una festa sicuramente bellissima. Ciao ragazzi, vi aspetto e sicuramente andremo a bere assieme.